Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni. Vi prometto che presto riprenderemo le letture settimanali. Per il momento manteniamo la lettura valida per 15 giorni a partire dal lunedì 19 settembre a lunedì 3 ottobre 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo l'Arcangelo Michele, Maria Regina Celeste e le carte degli unicorni. Vi ricordo che suddividerò la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi, durante la preghiera di protezione, vi chiedo di chiedere alla vostra anima, al vostro sé superiore, ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe anche darsi che sentite B e C. Ok? Va bene? Voi ascoltate il vostro cuore e ciò che risuona per voi. E per voi e per il vostro massimo bene. Bene, iniziamo la nostra preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio, Dea onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli della coscienza dell'Arcangelo Michele e vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo a pescare una carta per il gruppo A. Vediamo cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele. Un esito favorevole per il gruppo A. Vediamo gruppo B, cosa ci vuole dire. Il nome dell'amore, della verità, della saggezza e dell'integrità. Prendi il tempo per decidere, dice l'Arcangelo Michele. Gruppo C. Eccola qui, lascia andare la paura adesso. Ok, ora vediamo le carte di Maria. Era da un po' che non le usavo. Abbiamo bisogno di un'energia femminile. Maria ci assiste, ci guida e ci protegge. Ok, entusiasmo, gruppo A. Gruppo B, gratitudine. Eccola qui, si è girata. Fiducia, fede, fiducia. Ok, andiamo a vedere le carte degli unicorni. Eccola qui. Gruppo A, passione. Bene, molto interessante perché il gruppo A veramente c'è un invito a vibrare alto perché grandi risultati stanno arrivando nella vostra vita. Ok, rabbia. Questo è interessante, sì, perché il gruppo B ha bisogno un attimino di lasciare andare delle emozioni e cicli per il gruppo C. Allora, iniziamo la lettura con il gruppo A. È una lettura per il gruppo A molto, molto positiva. Iniziamo con un esito favorevole. Stanno arrivando grandi risultati dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista di tutti i tuoi progetti che si stanno per manifestare o si sono già manifestati. Questo sta portando
portando nella tua vita gioia, entusiasmo. Anche Maria dice l'invito di mantenere l'energia, la vibrazione, la frequenza sintonizzata appunto nell'entusiasmo, in quanto l'entusiasmo rappresenta la connessione diretta col divino, con la gioia pura, con la passione, con la felicità, con l'allegria. Metti passione in ciò che stai facendo, continua a mantenere viva l'energia, la passione, l'energia, buone aspettative, grandi obiettivi, grandi risultati stanno arrivando nella tua vita. Continua a sintonizzarti in questa frequenza della gioia, dell'amore più puro e dell'abbondanza, perché veramente, assolutamente stanno arrivando risultati positivi nella tua bellissima vita. Ok, bene, iniziamo col gruppo B. Gruppo B, è venuto il momento di prendere di tempo per decidere, va bene, nel senso che magari hai delle importanti decisioni da intraprendere. Prendi tutto il tuo tempo, rifletti, lascia andare ansia, paura, lascia andare quello che dovresti fare, concentrati su quello che vuoi veramente, concentrati su ciò che ti dà gioia, concentrati su ciò che ti dà, che ti fa cantare il cuore. Veramente hai bisogno di riflettere, non prendere decisioni azzardate. Importante che sei grata, che sei grato, dice Maria, per ciò che hai già, per ciò che è già arrivato, perché stai facendo del tuo meglio, e quindi sono arrivati anche dei grandi risultati. Vuoi sempre di più, e invece è importante in questo momento focalizzarti sulla gratitudine dei risultati straordinari che hai già raggiunto, e nella gratitudine, nella pace, nella serenità, riuscirai a prendere le decisioni più giuste, più allineate alla tua anima. È venuto il momento di esprimere la tua rabbia in maniera sana, nel senso che accetta questo rancore, questa rabbia che hai dentro, legata a qualche delusione che puoi aver preso dal punto di vista sentimentale, lavorativo, nelle relazioni. Esprimila, nel senso accettala, falla emergere e trasmutala attraverso il perdono. Però è importante anche non schiacciare la rabbia, non sopprimerla, ma accettarla, farla emergere e poi fare un lavoro di trasmutazione, di perdono, di guarigione. Io personalmente utilizzo Logos Healing per pulire l'energia, per lasciare andare i sentimenti di rabbia, di dolore, di sofferenza e di paura, ok? E il perdono è la guarigione del cuore che ti aiuterà a mantenere, entrare in una frequenza vibratoria della gratitudine e che ti aiuterà con pace, armonia e gioia a prendere la decisione più giusta per te in questo momento determinante della tua vita. Bene. Anche la lettura del gruppo B si è conclusa, arriviamo al gruppo C, ok? Lascia andare la paura adesso. Basta con la paura, basta farti paralizzare da questi blocchi, perché più rimani bloccato e più è difficile agire nella direzione dei tuoi obiettivi. È venuto il momento di fare dei piccoli passi nella direzione giusta, dei piccoli cambiamenti nella tua vita. È venuto il momento di uscire dalla tua zona comfort. Non ti serve continuare a fare gli errori del passato. Potrebbero continuare a manifestarsi le stesse cose, una vita piatta. È venuto il momento di portare cambiamenti positivi nella tua vita. Hai bisogno di avere fede e fiducia che Dio e gli angeli, l'Arcangelo Michele, Maria, Gesù e tutti gli esseri di luce hanno ascoltato le tue preghiere. Le tue preghiere sono ascoltate, tutto andrà per il meglio. Devi solo pregare, devi connetterti un pochino di più col cielo per avere maggiore serenità, maggiore armonia e spensieratezza. Ricordati che tutto è ciclico, è passato, si è appena concluso
concluso un ciclo, diciamo, abbastanza intenso, una vita abbastanza, delle sfide abbastanza importanti nella tua vita stanno per essere superate e tutto andrà per il meglio, tutto andrà per il tuo massimo bene. Se tu hai fede, hai fiducia, preghi e chiedi l'aiuto costante di Dio, degli angeli e dell'arcangelo Michele. Bene, abbiamo concluso la lettura. Vorrei leggere, prendere un messaggio dal libro dei messaggi e chiediamo a Dio, all'arcangelo Michele, qual è il messaggio più giusto per il maggior numero delle persone possibili per il massimo bene supremo. Abbassa la guardia. Ok? Vediamo cosa ci vuole dire. Troppa difesa potrebbe irrigidire la situazione. Occorre lasciarsi andare, avere fiducia nel prossimo, mostrare il proprio vero volto senza nascondersi dietro lo scudo. Quindi buttiamo giù le maschere, lasciamo andare l'ego, facciamo emergere la nostra vera natura in nome dell'amore. E non abbiamo paura del giudizio degli altri, dobbiamo cercare di avere fiducia anche negli altri, perché ci sono persone meravigliose intorno a noi che vogliono conoscerci per quello che noi siamo veramente. Bene, io ho concluso questa lettura per questi 15 giorni. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche come con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta, una vera e propria canalizzazione attraverso i messaggi dell'Arcangelo Michele per aiutarvi a prendere consapevolezza di una certa situazione, aiutarvi a prendere delle decisioni nel massimo rispetto del vostro libero arbitrio. Mi occupo anche di facilitare la guarigione sulle altre persone, con le nuove frequenze di luce. Si tratta di un riequilibrio energetico, andrete a ricevere ciò che è più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Mi occupo di facilitare logos healing in un percorso di coaching a breve, medio, lungo termine, per aiutarvi a sbloccarvi, a eliminare le paure, i sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro massimo bene, ok? Che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, di agire nella direzione dei vostri sogni, di liberarvi dai blocchi, dalle paure, di liberarvi dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalle emozioni negative, dai pensieri negativi, dai traumi del passato. Logos Healing è veramente una tecnica potentissima che può aiutarvi a programmare il vostro inconscio nella direzione in allineamento alla vostra anima e al vostro massimo bene. Volevo ricordarvi che ad ottobre, esattamente a partire dal 29 ottobre, abbiamo nel weekend il seminario di guarigione energetica, di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, e il 31 di ottobre, il 1 di novembre, abbiamo il seminario di connessione al sé superiore. Ragazzi, ci sono massimo 15 posti, la sala è piccola, cioè è piccola nel senso è ampia per 15 persone, è un numero chiuso in questo senso, voglio dire che vi seguirò a stretto contatto e sarà un'esperienza di luce, di amore, di elevazione, di connessione con l'Arcangelo Michele, con le nuove frequenze di luce per aiutarvi a riequilibrarvi a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove avete più bisogno. E per facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone, non esitate a contattarmi. Per maggiori informazioni potete anche cliccare qui sotto nelle descrizioni, il link, candidatevi perché, ripeto, è a numero chiuso. Io vi saluto e ci sentiamo, dopo il 3 ottobre. Con amore, un bacione, a presto. Ciao ciao.